Invocano la protezione di Santa Barbara i lavoratori, i sindacati e le imprese del cantiere di Porta Ovest. Con i lavori ripresi da poco nella parte superiore relativa all'area nei pressi del Cernicchiara, il cantiere apre mercoledì 4 dicembre ai festeggiamenti della patrona dai vigili del fuoco della Capitaneria di Porto. Ad organizzare la cerimonia, l'autorità portuale di Salerno, l'ente appaltante dell'intervento per la realizzazione di una doppia galleria di collegamento tra lo scalo commerciale di Salerno e lo svincolo autostradale. Ci sarà anche il consorzio Stabile Arechi, il gruppo di imprese che ha rilevato l'intervento dalla Tecnis, l'impresa che aveva vinto l'appalto ma poi ha avuto una serie di difficoltà a completarlo, tra cui un'inchiesta giudiziaria e il fallimento. Nel programma è inserita anche una cerimonia di premiazione per i caschi rossi. La speranza è che la benedizione sia utile a fare in modo che il lavoro possa proseguire senza ulteriori intoppi. Subito dopo gli scavi, infatti, un'inchiesta giudiziaria bloccò il cantiere, fermo anche per un contenzioso tra autorità portuale ed autostrade meridionali. Il cantiere poi è sempre stato visto con preoccupazione dai residenti di Canalone, la frazione collinare di Salerno, che poggia proprio sul costone roccioso. La ripresa dei lavori è collegata anche alla necessità di mettere in sicurezza l'intera area dopo lo scavo delle due gallerie poi rimaste ferme. Il consorzio Stabile Arechi si sta occupando della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione stessa dei lavori.